Squaletto, dove sei? Squaletto, cosa hai in mente di fare col povero squaletto? Oh no, no, niente, volevo cucinare un po' con lui. Squaletto, squaletto, dai, vieni fuori. Ma tu lo sapevi che la pinna di squalo è uno dei cibi migliori per il cervello? Ma dove l'hai sentita questa pinnata? Lascia stare. Il povero squaletto, adesso ti spiego io come aumentare le performance del cervello con quello che mangi tutti i giorni. Ciao amici, oggi voglio iniziare con una domanda per introdurre un argomento importantissimo per tutti noi. Vi capita mai di avere nebbia mentale, fatica, sonnolenza durante il giorno? Scusa, cosa hai detto? Ecco, tutti questi sintomi hanno a che fare con un fenomeno di cui si parla molto poco, ma che può essere pericoloso e va evitato. SOS, va evitato. Magari cerchiamo di riposarci per superare la stanchezza, ma chi è sempre stanco lo sa che non è quella la soluzione. C'è qualcos'altro. In uno scorso video ho parlato dell'infiammazione sistemica di basso grado e come contrastarla con l'alimentazione, ho parlato dei suoi effetti, tra cui la stanchezza, ma oggi voglio approfondire con qualcosa di più specifico. Sapete quando si dice ho la testa in fiamme? Non ripetetelo troppo, perché in realtà anche il cervello si infiamma, è così, e non va niente bene. Scusa, ma come fa a infiammarsi il cervello che sta sempre fermo? Qui dentro il cervello si infiamma anche lui, poverino, a causa di alimentazione sbagliata e stile di vita non adatto. E questo apre la porta alle malattie neurodegenerative che stanno diventando sempre più frequenti e sempre più precoci. E da cosa dipende questa infiammazione? Ci sono diversi fattori che possono portare all'infiammazione cerebrale. Vediamo quali sono le quattro cause principali. Ma prima mettete subito un bel mi piace a questo video perché i mi piace mi aiutano molto e iscrivetevi al canale con la campanella delle notifiche, così fa bene a me e fa bene a voi che ricevete una notifica appena esce un nuovo interessante video. 1. Zuccheri aggiunti, grassi saturi e grassi trans. Sono ingredienti fin troppo comuni nei cibi industriali e processati. Innalzano non solo l'infiammazione sistemica di basso grado, ma anche quella più specifica del cervello. 2. Alimentazione povera di nutrienti. Molte vitamine e minerali hanno una funzione antiossidante e non devono mai mancare perché gli antiossidanti neutralizzano i radicali liberi e proteggono le cellule cerebrali dai danni dell'ossidazione. 3. Sensibilità a certi cibi. Sempre più persone sono sensibili a certi alimenti come lattosio, glutine, soia, tutti gli zuccheri artificiali, per non dire proprio intolleranti. E in questi casi il consumo di questi alimenti causa infiammazione, soprattutto a livello intestinale, ma anche cerebrale. 4. Disbiosi intestinale. L'alterazione della flora batterica intestinale è la prima causa collegata all'infiammazione sistemica di basso grado, che è scientificamente collegata all'infiammazione cerebrale. Ma anche il panico fa infiammare il cervello. Io adesso sono terrorizzata perché faccio tutte queste cose. Niente panico, ma stile di vita consapevole. Adesso vi spiego come combattere l'infiammazione cerebrale ogni giorno con tre buone abitudini salutiste da seguire sempre. 1. Fare il pieno di antiossidanti. Per combattere l'infiammazione bisogna dare al corpo i giusti nutrienti, soprattutto antiossidanti. Ma dove li trovo gli antiossidanti giusti? I più comuni sono la vitamina A e la vitamina C che si trovano nella frutta e nella verdura, la vitamina E contenuta nei cereali integrali, gli acidi grassi omega 3 in particolare che sono negli oli vegetali e nell'olio di pesce e la vitamina D. Altri antiossidanti naturali e potenti amici del cervello sono il resveratrolo, la curcumina, i flavonoidi, il coenzima Q10 e il selenio. 2. Consumare cibi antinfiammatori. Sono alimenti che aiutano il corpo a ridurre l'infiammazione anziché aumentarla. I più comuni sono il pesce grasso come salmone, tonno e sardine, i frutti rossi, i cereali integrali in chicchi, le verdure a foglia verde, i semi oleaginosi o la frutta a guscio, le spezie come la curcuma e lo zenzero, il tè verde e anche e soprattutto l'olio extravergine di oliva. No, scusa, ma praticamente hai descritto la dieta
dieta mediterranea. E certo, non a caso la dieta mediterranea è stata eletta da numerosi studi scientifici come una delle diete più sane e adatte alla longevità. Ma il cibo da solo non basta, servono anche buone abitudini. Una delle più importanti e trascurate è la respirazione. Ma cosa vuol dire respirazione? Io respiro, ma la nebbiolina cerebrale non mi molla. Eh sì, lo sappiamo che respiri, ma come respiri? Respirare in modo più lento, ritmico, profondo e consapevole, soprattutto quando siamo a riposo, permette al corpo di ossigenare più in profondità tutti i tessuti, tra cui quello cerebrale, e questo ha un importante effetto antinfiammatorio naturale. Non è una fantasia, c'è una ragione scientifica per questo. Respirare in modo lento, calmo e consapevole riduce lo stress, quindi abbassa i livelli di cortisolo, che invece stimola una risposta infiammatoria da parte del corpo, quindi meno cortisolo, meno infiammazione. Respirare nel modo più calmo e corretto possibile aiuta ad attivare il sistema parasimpatico, che regola i processi di rigenerazione e abbassa il livello di infiammazione sistemica. Respirare bene promuove anche una corretta circolazione e ossigenazione del sangue. Così i tessuti vengono irrorati molto meglio con i nutrienti antiossidanti. Questo migliora il metabolismo cellulare e sostiene questa azione antiossidante naturale. Squaletto, funziona! Addio nebbiolina cerebrale! E a voi amici, capita di sentirvi stanchi e annebbiati mentalmente senza un motivo apparente? Scrivetemelo nei commenti. Con i consigli di oggi potete combattere questa stanchezza e prevenire l'infiammazione cerebrale. Perché vivere a lungo è bellissimo, ma con un cervello fresco e disinfiammato è meglio. Condividete questo video per aiutare tante altre persone a vivere in modo sano, con tanta più energia. Diventate, come me, portatori sani di salute naturale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Nel frattempo, vivi consapevole e vivi meglio con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Funziona, funziona! Cos'è che devi dire? Niente panico!